andiamo al discorso monetario, sulla domanda che mi chiedevi tu. Naturalmente, per capire la moneta bisogna partire dai suoi albori. Avevo detto, ero partito con l'incipit, non esisterebbe ricchezza in un mondo dei morti, la frase di Auriti. Quindi la prima fonte di ricchezza è la vita, io con la vita genero dei beni, questi beni li posso scambiare con altri generi che hai magari prodotto tu, caro Fabio. Certo. E noi abbiamo formato già la prima forma di economia. Io faccio le zucchine, va bene. Bravissimo. Tu e io fai produco le mele. Le mele. E ce le scambiamo. Quindi io ti do la verdura e tu mi dai la frutta e entrambi mangiamo. Abbiamo un pasto completo, va bene? Perché abbiamo un pasto completo. Esatto. Seconda fase dell'economia, si sono utilizzati dei materiali che potevano fungere da mediatore economico. Si è usato di tutto, dalle conchiglie, bastoncini di legno, si è usato il sale addirittura, tant'è che ancora oggi si chiama salario, appunto perché veniva da quella vecchia tradizione perché che si pagava il sale, con il sale. Esatto, perché il sale era comodo da ridurre in porzioni, cioè il sale avendo sì, piccoli granelli. Perché mentre le conchiglie erano scomode, il sale tu lo potevi pesare, capito, in mucchiettini, quindi era divisibile, era molto divisibile, capito? Ottimo, quindi ottimo diciamo chiarimento. Ulteriore fase dell'economia, si sono utilizzati dei materiali preziosi tipo oro, argento e bronzo. Ulteriore fase dell'economia, vado velocissimo perché deve essere un bignale. Si è fuso questa tot quantità di oro in un disco metallico per non stare ogni volta lì a pesarlo quest'oro, era scomodo. Certo. Questo disco metallico. Poi ogni volta che lo pesavi dovevi tagliarlo. Bravissimo, quindi era complicato. Cadevano anche delle cose, perdevi anche del valore perché la segatura che facevi, no? Facevi anche delle schegge, eccetera. Fondiamo questo disco metallico e ci mettiamo sopra, magari questo disco metallico di oro è fatto con 10 grammi di oro e ci mettiamo sopra 10, una leggenda, un numero. Quindi sapevamo che una moneta valeva 5, una moneta valeva 10. Questo è il conio. Già una prima forma di signoraggio, entriamo già nel termine, si è riscontrato con monete romane che ad esempio contenevano dentro diciamo il disco il 50% di oro, meno oro, era stato mischiato magari a metalli meno nobili oppure era stato raschiato, al che significa che c'era stato un dimezzamento dell'oro e quindi un guadagno per l'imperatore che magari in quel periodo batteva moneta. Cioè, praticamente la moneta è invece che metterci tutto oro, ci mettevi una parte di metallo non nobile. Non nobile. Ok, quindi è già la prima paraculate, come si dice. Oppure, oppure tu prendi la moneta, la raschi un po', se ne raschio tante, con quello che ho raschiato ce ne faccio un po' a gratis. Quindi già le prime forme di furbizia. Ecco perché per arrivare poi al termine signoraggio dobbiamo arrivare nel periodo medievale, quando la prerogativa di stampare o di coniare moneta era del re. Se io trovavo una pepita d'oro dovevo andare dal mio re a far fondere diciamo questa pepita in dischi metallici, in monete. E si tratteneva come diciamo diritto di signoria parte di oro, che mediamente era un 10% ed era pure giusto, voglio dire, doveva tutelare i confini, pagare gli eserciti. Certo. E allora questo era un agio per il signore, da lì deriva la parola signoraggio, quindi un agio per chi ha il potere di stampare moneta nel periodo storico. Fatta questa premessa sul termine signoraggio, dobbiamo capire che poi si sono costituite le prime banche le abbiamo fondate noi con le repubbliche marinare, e i primi banchi di deposito erano degli orefici, stampavano ad esempio delle note di banco. Che cos'erano queste note di banco? Se uno non aveva veri, il banchiere, questo primo banchiere, gli stampava questo pezzo di carta con su scritto nota di banco, che se inverti la parola significava banconota, appunto, su riserva aurea che non era nemmeno sua. Chiaro, perché l'oro era di riserva. Cioè il banchiere che aveva preso a sé danaro, e quindi danaro vero, quindi oro oppure forme di denaro reale, frutto del lavoro delle persone, le aveva prese a sé per conservarle, per metterle in un posto sicuro. Sì, per metterle in sicurezza. E a chi non ne aveva diceva: guarda, io siccome ne ho di danaro, perché me lo hanno dato in custodia, io mi prendo la responsabilità di prestartene una parte di questo, sotto la mia responsabilità, perché poi io rispondo a quelli che me lo hanno prestato, perché posso risponderne, va bene? Quindi io te ne presto un po' sotto forma, con un pezzo di carta, ovviamente certificato, che sarebbe la banconota. Da lì nasce la banconota, cioè tu non ne hai, ecco la banconota. Perfetto.
Questo okay. collegamento con loro è rimasto per tanti secoli, ora è inutile andare nello specifico, fino massimo al 1971, perché gli accordi diciamo dopo la seconda guerra mondiale, gli accordi di Bretton Woods stabilivano che l'unica moneta al mondo che poteva essere poi convertita in oro era il dollaro. Tutte le altre monete dovevano avere prima come riserva il dollaro, e da lì anche il collegamento tra dollaro e petrolio, quindi petrol-dollaro, e poi in seguito a cambiarlo in oro con le riserve che stavano a Fort Knox. Ma in quegli anni, dalla fine della seconda guerra mondiale al 1971, gli Stati Uniti d'America hanno stampato più dollari che giornali, come se avessero intestato il pianeta di assegni a vuoto. Certo, e ne hanno stampato molti di più dell'oro che avevano. Perfetto, di riserva che potevano, diciamo, potevano stampare i dollari in virtù delle riserve auree. Sì. Allora, già De Gaulle, il presidente francese, stava cambiando enormi quantità di dollari che stava portando con gli aerei in America. Quando si è capito che forse tutti questi dollari non erano coperti dall'oro, cioè lui voleva l'oro, cioè, aspetta Cosimo, scusami, De Gaulle stava portando tutti questi dollari con gli aerei, proprio, aveva proprio caricati le carriole, sì, perché voleva farseli convertire in oro, e certo voleva l'oro, allora, l'oro di riferimento. Dice, scusa, visto che io ho sti dollari e tu me li hai dati perché hai l'oro a Fort Knox, senti, fammi una cortesia, io ti ridò i dollari e tu ridammi l'oro, hai capito? Perfetto. Allora, che cosa accade se tutti avessero fatto la stessa cosa? Si sarebbe scoperto che non c'era questo oro di riferimento. E allora Richard Nixon, in diretta mondiale nel 1971, decretò la fine di questi accordi. Da oggi, se ci credete, l'oro è questo, un biglietto verde. Quindi da quel momento in poi non c'è più nessuna copertura aurea. Ora abbiamo capito, anche grazie agli studi del professor Gioia Tauriti, la scoperta del valore indotto, che effettivamente non serve, voglio dire, avere una riserva aurea, perché quel valore sulla banconota o la moneta elettronica, quello che sia, è un valore tipicamente convenzionale, cioè il valore viene dato dalla convenzione sociale. Tanto è vero che se tu metti un governatore di una banca centrale a stampare moneta su un'isola deserta, il valore non nasce perché manca la collettività che l'accetta. È chiaro? Certo. Quindi questo valore viene dato dalla convenzione sociale. Questo è un passaggio importante, rispieghiamolo bene. È una convenzione perché, ripeto quello che ha detto Cosimo, poi Cosimo lo spiega bene. Se io prendo e sto su un'isola deserta dove non c'è nulla, non ho contatti con nessuno, cioè quindi un mondo, diciamo, più primordiale, e stampo una barca di denaro, ma che ci faccio? Cioè, quali sono i beni che mi ci posso comprare o a chi li posso dare per costruire qualcosa se non c'è nessuno? Cioè, quindi è chiaro che il denaro ha un valore nominale perché si dà un certo tipo di valore sulla base della quantità delle persone, delle abilità e di quello che sappiamo fare. Abbiamo. Esatto, se andiamo in mezzo al deserto del Sahara con una carrettata di denaro, che ci facciamo lì in mezzo? Scusa. Perfetto. E quello che poi io cerco di spiegare anche sempre nei miei convegni, cioè degli esempi praticissimi. Cioè, come dire, quando spiego che l'Italia è un paese ricchissimo, un popolo ricchissimo, che non è collocato nel deserto del Sahara, dove ci stanno tre palme, quattro cammelli e un laghetto. Se l'Italia fosse collocata nel deserto del Sahara, tu ha voglia stampare moneta, non te ne fai niente e si inflaziona. Ma l'Italia non sta in queste condizioni, perché l'Italia è un paese ricchissimo. Abbiamo gente che sa fare tantissime cose, abbiamo architetti, ingegneri, abbiamo storia, abbiamo cultura, abbiamo archeologia, scusami, abbiamo biodiversità. Cosimo, scusa, mi verrebbe da dire una battuta. Lo sanno bene quelli che ci stanno schiavizzando proprio per questo. Perché lo siamo sanno bravi. Bene perché è da scolpare perché siamo l'Italia. Esatto, perché siamo bravi, perché abbiamo delle cose. Questo è quello che noi diciamo. Noi abbiamo delle cose, noi siamo qualcuno, noi siamo bravi, quindi siamo da schiavizzare. Cioè, siete bravi a fare cose, perfetto, fatele per noi. Hai capito? Bravissimo. Tant'è vero che tutto il Made in Italy se lo sono usurpato, certo. Tutto il Made in Italy, tutto, certo. Sia da quello eccellenze. Strategico a asse strategici nazionali e sia quello dei settori privati. E qua ricordo la frase di Monti quando disse in diretta TV, disse: stiamo distruggendo la domanda interna attraverso il consolidamento fiscale, cioè quindi stiamo distruggendo le aziende e la domanda interna, così noi italiani non possiamo comprare e produrre più le merci internamente, attraverso il consolidamento fiscale, quindi attraverso la tassazione, per far sì che le nostre merci debbano andare bene, se possono andare bene solo all'estero, perché potranno venire a comprare solo le nostre merci, made in Italy, il meglio dell'Italia, solo magari chi ha i grossi capitali. E noi ci dovremmo andare a comprare una camicia fatta in Cina. È chiaro?
per dire. Ho fatto giusto qualche esempio per capire dove, come, per attualizzare quello, il piano devastante che hanno messo in atto per distruggere l'Italia. Io, per completare, diciamo, sempre un po' la prima parte che si attiene al signoraggio bancario, a che cos'è il signoraggio bancario, io, per far comprendere, io sono partito in quel libro da una frase tratta dal Vecchio Testamento, dal Deuteronomio. Addirittura c'è questa frase che dice: voi presterete a tante genti per dominare e non prenderete nulla in prestito per non essere dominati. Cioè, quindi vediamo che l'utilizzo del debito come forma di dominio, cioè è già ancestrale il problema del debito, tant'è che poi nacque il discorso del giubileo. Giubileo che nasceva, che dopo ogni 7 anni si dovevano azzerare i debiti, si dovevano azzerare appunto perché si sapeva che non si poteva pagare in eterno un debito. E per proteggere le classi più deboli dalle classi dominanti. Assolutamente, quindi è una questione ancestrale. Non a caso poi ho citato anche la cosa accade a Gesù Cristo quando entrò nel Tempio, e ricordiamoci bene, colui che disse porgi l'altra guancia, in quel caso si è posto, scusatemi il francesismo, ma si è incazzato realmente, quando cacciò dal Tempio, si dice volgarmente, i mercanti. Ma non erano i mercanti, erano una categoria di individui, i cambiavalute erano i banchieri dell'epoca, che facevano usura, applicavano usura alle stesse popolazioni ebraiche, perché le tasse a Cesare le potevi pagare solo con moneta romana, quindi le monete romane. Loro rastrellavano la moneta romana che stava in circolo nell'economia, e chi doveva pagare? Non poteva pagare le tasse, allora doveva svendere o altre valute o altri beni per reperire questa moneta romana dai banchieri che stavano nel Tempio. Il tasso di cambio lo facevano loro. E quindi Gesù Cristo si è incazzato un pochetto e gli ha detto... Evidentemente è andato contro un'elite che voleva mantenere quello stato quo. Certo, e poi ha fatto la fine che ha fatto. Ma lo sappiamo... Cioè, voglio dire, queste cose qua... Io dico, ma porca miseria, ma perché non si spiegano... io credo che noi dovremmo fare o crescere noi veramente tantissimo, e questa è una cosa che ovviamente io mi auguro, o anche chiedere anche ad altri mezzi di comunicazione di supportare questa cultura, questa spiegazione dei fatti reali che stanno scritti su tutti i libri. Vai in una biblioteca, lo trovi scritto, sperando che non ce le brucino, no, prima o poi, perché si arriverà. Perché stiamo arrivando a quello. Però guarda che ci stiamo arrivando senza violenza, Cosimo, perché ovvio che a un giovane oggi gli metti un cellulare in mano, gli fai vedere le cose che gli piace di vedere, la musica ormai, che è una fonte di cultura morta, perché senza la qualità di una volta, senza sia la qualità della composizione che la qualità dell'ascolto proprio tecnica, è morta, quindi ci sono solamente cose strane. E poi la cultura, nessuno oggi si prende il suo libro, ecco, va a leggere queste cose delle quali abbiamo parlato, perché noi diciamo delle cose che stanno scritte e che rappresentano una realtà accaduta veramente nel passato, che dovrebbe farci riflettere anche sulle caratteristiche dell'uomo e sui corsi e ricorsi storici che non possono non ricorrere di nuovo, prima o poi. Ecco, questo basterebbe per far capire che viviamo in un grandissimo inganno, in una mega fake news, in una matrix, come dice Francesco Amodeo. Bravissima, è una matrix. In una grande matrix, ok? E quindi è un Truman Show, una matrix, e dove noi dobbiamo assolutamente trovare la porta, come fece l'attore con il Truman Show, e uscire da quella porta, e avere il coraggio di uscirne, ma senza... Dobbiamo avere il coraggio, bravissimo, avere il coraggio. E hai anche l'intelligenza per uscire dalla giusta porta senza problemi, senza violenza, senza problemi, e con la consapevolezza della gente che dice: ok, avete giocato, vi siete divertiti, avete guadagnato un sacco di soldi, bene, adesso lasciateci campare. Chiudiamo qui, Cosimo, buona giornata a te, è stato piacevole parlare con te. E ci sentiamo presto, a prestissimo. Grazie di cuore a tutti voi, grazie ai radioascoltatori.